L'obiettivo di questo poster è condividere con la community degli utenti dell'informazione statistica un processo di lavoro finalizzato alla definizione di basi geostatistiche, nello specifico la formazione dei collegi elettorali, un campo di applicazione non incluso tra quelli comunemente considerati dall'analisi statistica tradizionale. I collegi elettorali delineano una suddivisione del territorio nazionale attraverso la definizione di partizioni nell'ambito delle quali i cittadini eleggono i propri rappresentanti con un sistema cosiddetto maggioritario corretto, quello attualmente previsto dalla legge elettorale vigente. Il legislatore ha previsto che la proposta di geografia elettorale da sottoporre all'esame parlamentare e al governo per l'approvazione finale sia formulata da una commissione presieduta dal presidente dell'Istat e composta da esperti di discipline statistiche, oltre che di scienza della politica, geografi e sociologi. Fin dalla prima esperienza del 1993 con la cosiddetta legge Mattarellum, la Commissione si è avvalsa del supporto di un gruppo di ricercatori dell'Istat per il reperimento delle basi geografiche funzionali all'applicazione dei principi e criteri di legge per la formazione dei collegi elettorali, per la predisposizione degli strumenti di rappresentazione ed analisi spaziale che devono garantire la visualizzazione e interrogazione delle geografie in corso di definizione, al fine di pervenire alla selezione delle partizioni territoriali ritenute più idonee, e infine per la costruzione di indicatori e la selezione delle metodologie di analisi statistica idonee a verificare la rispondenza delle geografie definite rispetto ai requisiti delineati nei criteri definitori. Nell'applicazione del processo definitorio dei collegi elettorali emerge un'esplicita criticità. Il legislatore dal 1993 in poi non ha ritenuto infatti di dover aggiornare i principi e criteri direttivi per la loro formazione geografica, a fronte della consistente riduzione del loro numero, da 475 a 147 collegi uninominali della Camera e da 323 a 74 collegi uninominali Senato. Questa riduzione è determinata dall'applicazione delle leggi elettorali e di riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari che nel tempo sono state successivamente approvate. Il combinato di questi fattori, oltre ad aver modificato drasticamente il rapporto tra rappresentanti eletti nei territori ed elettori, inevitabilmente comporta la definizione di partizioni demograficamente e territorialmente molto più ampie di quelle per le quali erano stati originariamente fissati i criteri e i principi definitori, tendenzialmente quindi portando ad includere in ciascun collegio contesti meno omogenei tra di loro. Si esplicitano quindi potenziali incongruenze nell'applicazione dei criteri per la formazione dei collegi, sia in termini di equirappresentanza del voto dei cittadini, con partizioni demograficamente ampie e potenzialmente molto diverse tra loro. Il numero di residenze di ciascun collegio, definiti, infatti, deve essere compreso in una forbice demografica che varia tra il più ed il meno 20% rispetto a un valore medio circoscrizionale, calcolato sulla base della popolazione complessiva della circoscrizione elettorale e del numero proporzionale di collegi a questa assegnati, ma anche in termini di coerenza del bacino territoriale, intesa in termini di compattezza e accessibilità ai territori nell'ambito di ciascun collegio, difficilmente controllabili per partizioni territoriali molto estese, molto ampie, in particolare in presenza di territori scarsamente popolati, come ad esempio le aree montane e o comunque marginali. Potenziali incongruenze riguardano anche la possibilità del rispetto dei limiti delle unità amministrative e funzionali sulle quali i collegi insistono, unitamente alla necessità di garantire l'omogeneità delle aree definite sotto i profili socio-economico e storico-culturali. Questi due principi, di difficile applicazione anche considerati disgiuntamente, a causa dell'ampia taglia territoriale e demografica delle aree da definire, si traducono in uno schiacciamento dei risultati determinato dalla preapplicazione vincolante del primo dei due. Nel poster, in particolare, si focalizza l'attenzione sul tentativo di costruire una misura statistica che renda conto della valutazione dell'omogeneità interna relativa dei collegi definiti, confrontandola con quella delle unità amministrative provinciali, delle quali, nei principi di legge, si preimpone il rispetto dell'integrità geografica all'interno di ciascun collegio. Pur avendo proposto un indicatore che restituisca per ciascun criterio una misura della rispondenza delle geografie elettorali definite ai criteri di legge, le criticità descritte
suggeriscono una revisione della norma per la formazione dei collegi elettorali, al fine di garantire la migliore rappresentanza di cittadini e territori attraverso l'applicazione di parametri maggiormente congruenti con le dimensioni delle partizioni territoriali da disegnare.